Radio Radicale, siamo col Presidente dei Senatori della Lega Romeo, il giorno della ratifica, il voto definitivo dell'accordo Italia-Albania. Allora, quanto è importante questo accordo per voi per sperimentare una strada nuova per l'immigrazione? E insomma, vi avevano accusato alla vigilia dell'accordo, diciamo, dopo che era stato raggiunto l'accordo, che non sarebbe nemmeno arrivato in Parlamento. Il dibattito c'è stato ed è passato. Sì, infatti noi siamo contenti e soddisfatti. Questa è una delle strade che bisogna percorrere per contrastare l'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani. È una strada tracciata e indicata anche dalla stessa Unione Europea, che dice che si possono benissimo fare accordi con paesi terzi. Qui comunque teniamo presente che stiamo parlando di un paese, l'Albania, che è nel Consiglio d'Europa e dall'altra parte anche membro della NATO, quindi non stiamo parlando di un paese chissà. E con quali, perché abbiamo sentito nel dibattito come se ci fossero delle regole antidemocratiche. Stiamo parlando di un paese che fa parte di un contesto internazionale molto, molto importante e rilevante. E quindi questo è un risultato buono, giusto, è passato dal Parlamento come era giusto che passasse, c'è stato un confronto e noi invece riteniamo che, insomma, il fatto che l'Albania sia un paese che si mette a disposizione per darci una mano nel controllare, nel verificare se queste persone effettivamente hanno diritto o meno di chiedere l'asilo politico, piuttosto che diano un aiuto, insomma, penso che sia una cosa buona e che sia sicuramente un elemento che nel corso del tempo farà sicuramente, come dire, darà anche diventerà un esempio anche per altri tipi di accordi che anche altri paesi europei, insomma, abbiamo visto che in qualche modo si stanno cercando di fare anche loro, quindi Senta, c'è resterà in vigore soddisfazione. il trattato anche quando l'Albania entrerà nell'Unione Europea, secondo lei? Se dovesse entrare poi, appunto, quando sarà il momento in cui entrerà nell'Unione Europea, ci possono benissimo poi fare tutti quegli accorgimenti necessari, però insomma il fatto che ci sia una cooperazione anche tra due paesi della stessa Unione Europea dovrebbe essere un fatto positivo, cioè qui ci dovrebbe essere una solidarietà complessiva di tutti i paesi europei su questo tema che abbiamo visto non esserci, perché ognuno pensa a chiudersi in se stesso, salvo poi Certo. a parole parlare di solidarietà, ma nei fatti concreti abbiamo visto, insomma, l'esempio della Certo. Francia, abbiamo visto anche la Germania, insomma, quando si è trattato di fare determinati accordi per non, con la Turchia abbiamo visto che l'Unione Europea, insomma, a quel punto lì si è intervenuta. Quindi in questo contesto penso che sia giusto e corretto proseguire questi accordi di cooperazione. Certo. L'ultima questione, pensa che questo principio di questo accordo cambierà anche il regolamento di Dublino una volta che è anche il modo di salvare gli immigrati una volta che l'Albania sarà nell'Unione Europea. Ovvero, se si fa questo principio di centri di accoglienza della guardia costiera di un paese che vengono portati in un altro paese, poi questo scardinerà il regolamento di Dublino sul paese di prima accoglienza? Guardi, io ribadisco, la storia del regolamento di Dublino riguarda solo coloro che hanno diritto di asilo politico, che sono, sappiamo essere, il 10% della popolazione immigrata che arriva sulle coste dell'Europa. Il restante 90% sono migranti economici e Dublino non regola i migranti economici. Quindi chi pensa che solo cambiando Dublino o modificando risolveremo il problema, dice assolutamente una cosa non vera e non giusta. Quindi cambi, non cambi o meno, qui non c'è un contrasto solo nei confronti, cioè certo che chi ha diritto d'asilo ci mancherebbe altro, si velocizzano le procedure ed è giusto che, ma se uno non ha diritto d'asilo o è un migrante economico, deve essere rimandato nel proprio paese. Questo è lo spirito che abbiamo sempre portato avanti, quindi non è che il tema dell'immigrazione è un tema molto complesso, cioè non c'è nessuna la bacchetta magica per risolverlo, ma bisogna gestirlo con serietà, senza fare solo propaganda. E vabbè, poi noi della Lega, quando l'abbiamo affrontato, mi sembra di capire che Salvini l'abbia risolto. 20.000 sbarchi in un anno, insomma, ridotti dell'80%. Quando è stato ministro dell'Interno ha dimostrato coi fatti e non con le chiacchiere che l'immigrazione si può fermare. Poi purtroppo sappiamo cosa è successo, quell'atto vergognoso di mandare a processo un ministro
perché ha difeso i propri confini. Solo in Italia poteva capitare una cosa del genere con l'ideologia che c'è su questo tema, però oggi come oggi le carte che abbiamo non sono tantissime, sappiamo le difficoltà, però stiamo cercando in tutti i modi, e quello dell'Albania è uno degli elementi che può aiutare a contrastare questo fenomeno e a gestire l'immigrazione in maniera seria, quindi che possono entrare solo quelli che effettivamente hanno diritto. Bene, ringrazio, grazie al Presidente Romeo della Lega. Grazie a voi.